Ciao a tutti amici di JavaTech. Sicuramente a molti di voi sarà capitato di ritrovarsi con il proprio dispositivo Apple bloccato per via della dimenticanza della password, del PIN di accesso, del proprio ID Apple e tantissime altre cose. Proprio per questo motivo, con la guida di oggi voglio mostrarvi un fantastico software che permette appunto lo sblocco in casi necessari proprio relativi alla dimenticanza di qualche PIN o codice di sblocco. Il software in questione di cui parliamo oggi è stato sviluppato dalla casa Tenorshare, una casa molto conosciuta, e il suo nome è 4wKey. Come vedete, questa qua è la schermata principale del software in questione. Abbiamo la possibilità, volendo, di sbloccare lo schermo del nostro dispositivo iOS nel caso in cui dovessimo esserci dimenticati il PIN, la password di accesso e qualsiasi altra cosa. Oppure è possibile sbloccare il proprio ID Apple, quindi rimuoverlo totalmente perché, ad esempio, non ricordate più password di accesso, non riuscite a recuperarla in nessun modo e quindi il dispositivo è lì bloccato e non riuscite né a scaricare app né a fare nulla. Rimuovere il codice di tempo di utilizzo dello schermo, quindi nelle impostazioni c'è la possibilità su iOS di impostare un tempo massimo di utilizzo e questo bypasserà e rimuoverà il controllo. O ancora quest'altro bypassa MDM, ovvero la rimozione della supervisione aziendale del proprio dispositivo. Il software di Tenorshare 4wKey è un software shareware, quindi a pagamento, però nel caso in cui doveste trovarvi in situazioni del genere dove non riuscite più ad utilizzare il vostro dispositivo, vi posso assicurare che sono soldi davvero ben spesi perché è funzionante al 100%. Nel caso in cui voleste scaricare il software o acquistare una licenza, lo si può fare accedendo sul loro sito ufficiale, quindi aprendo una pagina web. Se scriviamo Tenorshare 4wKey e accediamo al sito ufficiale di Tenorshare.com, approderemo in questa pagina dove vediamo tutto quello che permette di fare questo strepitoso software. Come vedete, tutte quelle rimozioni che ci siamo detti prima le troviamo qui. Se vi trovate in uno di questi casi, ragazzi, spendete questi pochi soldini perché è davvero ben fatto e funziona al 100%. Quindi possiamo rimuovere, riparare, fare qualsiasi cosa. Tramite il pulsante download gratis possiamo andare a scaricare la nostra versione per sistema operativo Windows o eventualmente qui sotto possiamo passare alla versione per dispositivi macOS e tramite quest'altro pulsante possiamo fare invece l'acquisto di una delle varie licenze disponibili. Se facciamo qua download gratis, andiamo a scaricare il nostro pacchetto, scegliamo dove scaricarlo, facciamo il banale setup avanti avanti, installiamo il programma e ci ritroviamo con questa schermata iniziale. Una volta acquistato il pacchetto, qui in alto, adesso non lo vedete perché io l'ho già registrato, già acquistato, c'è una chiave che permette di inserire il vostro codice di licenza acquistato. Ora che il nostro programma è stato installato, una licenza l'abbiamo acquistata e risulta tutto attivo, andiamo a vedere come sbloccare eventualmente il nostro dispositivo in caso di dimenticanza del PIN, della password, del TCD. Se dovessimo dimenticarci una delle varie impostazioni del nostro dispositivo e non riusciamo quindi più ad accederci, possiamo sfruttare appieno questo software acquistato. Per farlo, come vedete, nella schermata principale abbiamo questa etichetta che permette appunto lo sblocco dello schermo. Vediamo adesso come lo si utilizza. Facciamo clic qua su Inizia a sbloccare e dopodiché andiamo a vedere come si va a rimuovere il codice seguendo passo passo le varie direttive del software Tenorshare 4wKey. Prima di rimuovere il proprio codice PIN dallo smartphone o tablet che sia, bisogna stare attenti a due cose, ovvero, come leggete qua in rosso, la rimozione di questa password PIN andrà, ahimè, a cancellare tutto quello che è presente all'interno del proprio dispositivo. Ragion per cui, se non avevate fatto, ad esempio, in passato preventivamente un backup su iCloud o esternamente da qualche parte, se eseguiremo questa procedura andremo a perdere tutto quello che c'era sopra e eventualmente sarà possibile poi ripristinarlo se si era fatto un backup da qualche parte. Se no, dobbiamo essere consapevoli che andremo a perdere tutto ciò che c'è sopra. Altra cosa fondamentale, importantissima, è questa che, come vedete, il dispositivo deve essere sufficientemente carico, consiglio almeno al 50%, onde evitare che si spenga durante la procedura e che si rischi di mandare in brick il telefono e quindi non ripristinare più il firmware correttamente.
Una volta essere consapevoli di queste due cose, possiamo fare clic qua su Inizia e vedere i passaggi da eseguire in base al tipo di dispositivo che abbiamo. Se abbiamo un iPhone 8 o successivi, dobbiamo seguire questi tre passaggi qua, 7, 7 Plus e questi altri dispositivi, quindi precedenti all'iPhone 7, 7 Plus, dobbiamo eseguire questi altri metodi per poter accedere ed effettuare la rimozione del codice. Nel caso in cui avessimo invece un iPad o un iPod da sbloccare, qui sopra possiamo andare a scegliere eventualmente quale combinazione di tasti andare ad utilizzare. Ci farà vedere qui come andare a sbloccare il nostro dispositivo seguendo le varie combinazioni di tasti per entrare in una certa modalità e far sì che il programma capisca quale dispositivo bisogna sbloccare e eseguire tutte le sue operazioni. Nel mio caso io ho un vecchio iPhone 6 e vado ad utilizzare quindi la procedura per i dispositivi a phone, altri dispositivi, quindi quelli più vecchi, e abbiamo due modalità. La prima, queste tre opzioni da eseguire, e la seconda, modalità DFU, che è abbastanza simile all'altra nel caso in cui non dovesse funzionare la prima procedura che ci viene proposta. Io ho già testato il programma con la modalità DFU ed è andata a buon fine tranquillamente, quindi vi farò vedere questa, però voi potete provare benissimo anche l'altro metodo che ci proponeva inizialmente, tanto è indifferente, uno vale l'altro. Vediamo esempio la modalità DFU. Per accedere, lui ci dice che il primo passo da eseguire è quello di collegare il nostro dispositivo al computer tramite cavo USB Lightning, quello classico che utilizzate per ricaricare il vostro smartphone. Tenere premuto il tasto di accensione power più home insieme per circa 5 secondi. Una volta aver tenuto premuto quello per 5 secondi, bisognerà continuare a tenere premuto il tasto home per altri 10 secondi e rilasciare però il tasto power di accensione. Se il nostro smartphone risulta completamente nero, quindi non vediamo nulla sul display, allora significa che siamo entrati correttamente nella nostra modalità chiamata DFU. Una volta essere entrati, vediamo i passaggi successivi per rimuovere il nostro passcode dimenticato. Prendiamo quindi il nostro dispositivo Apple. Se dovesse essere acceso, mi raccomando, prima spegnetelo. Dopodiché prendiamo il nostro cavo USB Lightning di ricarica, colleghiamo l'estremità USB al nostro PC e la parte Lightning, quella di ricarica, sul nostro dispositivo. Una volta collegato, lui ovviamente si accenderà perché inizierà a ricaricare. Ciò che dobbiamo fare noi è, come scritto in descrizione, tenere premuto il tasto di accensione power e home per circa 5 secondi. Aspettiamo però prima che il dispositivo si accenda e andiamo a spegnerlo. Una volta spento, come abbiamo detto, teniamo premuto il tasto home più power di accensione 5 secondi, dopodiché molliamo il tasto power e continuiamo a tenere premuto il tasto home per altri 10 secondi. Vedete che compare ora questa schermata dove ci chiede di andare a scaricare il firmware. Questo perché verrà aggiornato il nostro sistema operativo all'ultimissima versione disponibile. Facciamo da qua scarica. Se il firmware viene scaricato oppure già l'ultimo disponibile, ci farà tranquillamente proseguire, ovvero quindi rimuovere automaticamente il nostro codice di sblocco PIN che abbiamo dimenticato. Facciamo quindi clic qua su Inizia a rimuovere e attendiamo semplicemente che lui esegua tutti i suoi passaggi. Qui bisognerà ovviamente attendere le tempistiche del software, come leggete sotto, tempo stimato una decina di minuti, però attendete tranquillamente, non toccate nulla, non scollegate il vostro dispositivo dal cavo USB Lightning e una volta terminato vedremo che il nostro smartphone avrà eliminato ovviamente tutto, sarà tornato ai livelli predefiniti di fabbrica, quindi come se l'avessimo appena acquistato e riusciremo a reinserire nuovamente tutto quanto. E quindi riutilizzarlo. Questo, come dicevo, comporta però ovviamente la perdita di tutti quanti i dati, però se avevamo fatto il backup precedentemente su iCloud, possiamo andare a ripristinare quello e quindi non perdere assolutamente nulla.
Come potete vedere sul nostro software ci dice che abbiamo finito e dobbiamo semplicemente ora attendere qua sullo smartphone che vada a ultimare la sua operazione in modo tale poi da riutilizzarlo andando a inserire tutti quanti i dati per il nostro primo utilizzo. Attendete quindi senza scollegare nulla il termine dell'operazione che sta eseguendo il nostro software in questione e dopodiché dovremmo ritrovarci la schermata principale dove possiamo andare a impostare i vari settaggi iniziali. Come potete vedere, ha finalmente finito e ci ritroviamo a come quando abbiamo acquistato il nostro smartphone. Ci farà selezionare il linguaggio, la nostra nazione di competenza e tutte le varie impostazioni iniziali per poter così riutilizzare il dispositivo anche nel caso in cui ci siamo dimenticati il nostro codice PIN. Quindi ci permetterà adesso di reimpostarlo da capo, come se l'avessimo appena acquistato, e non sarà più bloccato all'avvio come era precedentemente. Come detto, ci sono diversi tipi di sblocco, ad esempio quello dell'ID Apple, che capita spesso che molti non lo ricordano più, oppure quello del codice a tempo di utilizzo del nostro smartphone, o ancora quello della supervisione a livello aziendale. E con le prossime guide vi farò vedere quindi una per una come si vanno ad eseguire anche queste possibili opzioni di sblocco, oltre questa che abbiamo visto oggi, che era relativa alla dimenticanza del PIN, password, Touch ID, eccetera, eccetera. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su JavaTech.com.